Dal sindaco di Albino, architetto Luca Carrara, volemmo conoscere un po' la situazione circa la nuova scuola di Comenduno, che ormai è da alcuni mesi, per non dire anni, che balla e pare che la situazione si sia ulteriormente aggravata. Può dire un po' le cose come stanno? Certo. Il problema è questo, molto semplice. Noi avevamo assegnato i lavori tramite la UBI, perché è un contratto di leasing, a una impresa locale, no? E a un consorzio di cooperative, la CMR di Reggiolo. Purtroppo l'impresa locale ha avuto grossi problemi, quindi in liquidazione, e questo chiaramente ha comportato, un prolungamento, uno spostamento dell'inizio dei lavori che era previsto per luglio. È un problema serio per noi perché chiaramente avendo previsto 365 giorni di lavoro, no, si ipotizzava l'apertura della scuola per l'anno prossimo, no? E chiaramente questo spostamento anche solo di qualche mese, perché ci siamo già sentiti con la banca e quindi dovremmo riuscire a definire il subentro di questa impresa entro la fine del mese di agosto, al massimo per i primi di settembre, però è chiaro che questo prolungamento di un paio di mesi ci comporta dei problemi rispetto alla consegna della scuola. Il progetto però è completo, è approvato, tutti i contratti sono pronti. Purtroppo davvero è stato questo ennesimo imprevisto dovuto alla grave situazione economica che ha portato questa impresa locale ad avere problemi e a chiedere il subentro tramite il giudice conciliatore. Questo è il quadro, no? È un quadro che speriamo di risolvere, ripeto, entro la fine del mese di agosto e anche noi siamo profondamente dispiaciuti rispetto a questa situazione, ma questa è la situazione che ci troviamo a dover governare. Possiamo dire che la sua amministrazione è un po' anche sfortunata, perché questo va a aggregarsi al ponte di Comenduno. Non è una questione di sfortuna, purtroppo, è soltanto chi non vuole vedere quella che è la situazione. Diciamo che noi siamo stati lungimiranti a ipotizzare un contratto di leasing e questo chiaramente non comporta grossissimi problemi. Ripeto, nell'arco di qualche mese la banca indicherà l'impresa che subentrerà i lavori. Sarebbe stato molto più problematico se avessimo dato un contratto diretto. Però è chiaro che questo purtroppo è il problema, questo è il periodo, le nostre imprese sono in difficoltà, molte nostre imprese sono in difficoltà e quindi va gestito con grande attenzione quella che è l'assegnazione degli incarichi. Possiamo quindi dire che non è garantito che la scuola, il plesso scolastico, sia pronto per l'anno scolastico 2013-2014. Diciamo che probabilmente a questo punto, se i lavori, come speriamo, inizieranno intorno alla metà di settembre, dipenderà gran parte di questa possibilità dipende dall'impresa, no? E dalla celerità con la quale sosterrà i lavori. Noi siamo convinti che comunque è un cantiere che può essere consegnato nei 365 giorni e quindi potremo arrivarci per il rotto della cuffia. Però a questo punto, davvero, viste le situazioni generali che si vengono a creare, l'unica cosa certa è speriamo che subentri un'impresa altrettanto qualificata e che sia nelle condizioni di poter partire quando